Ogni nazione, ogni popolo, ogni collettività ha la sua storia, con i suoi personaggi, i suoi eventi, i suoi misfatti. Quella che ho voluto rappresentare in questa serie è la storia alternativa di un paese che ad oggi è orfano della propria continuità storica. Un passato dimenticato, volontariamente. Una storia millenaria che parte dagli antichi e passa attraverso secoli di splendore, ingegno, di mutamento e di tradizioni. Unificata dopo aver trovato nella sua frammentarietà geografica la propria forza, una storia che la vede vincitrice nella Prima Guerra Mondiale e che si vede cancellata nella Seconda. Con ironia, il mio intento è quello di esacerbare il periodo più buio per la nostra nazione, ma pur sempre un periodo fatto di uomini, di donne, di soldati, con le loro emozioni, con i loro pro, con i loro contro, di sbagli, di tentativi, è parte della nostra storia. Ed è parte della nostra evoluzione o involuzione come paese. Decidete voi. L'Italia del dopoguerra, con l'era repubblicana, non è su un'altra galassia, è sulla stessa linea temporale. È figlia del nostro percorso storico. Non dimenticatevelo mai. Viva l'Italia! Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz. È la puntata finale, tutto per lui e per lei. Buongiorno Mario Tesoro, un saluto a Roberto Buffaldeci, Marcus, Damiano Pedron, Federico Lupi e tutti i ciccioli che oggi vogliono stare in compagnia del sottoscritto per cercare in qualche modo di eliminare nuovamente, oserei dire, quello che è il nostro più grande nemico, la Russia. È l'ultimo tassello che ci porta alla supremazia totale. Perché? Perché nella puntata che abbiamo giocato in live ieri abbiamo vinto contro la Russia prima, poi contro il Reich tedesco, ma per un gioco di paci perverse la Russia si è liberata ed è ancora più grossa rispetto a quella che abbiamo incontrato prima. Ciao Lorenzo, ciao Laura, ciao Alex. C'è molto Dictator in quell'intro. Chi è arrivato adesso magari dopo vada a rivedersela, perché noi abbiamo giocato, noi abbiamo ironizzato su tanti personaggi anche per una questione di gameplay e di intrattenimento, ma lo scopo di questa serie è esattamente la voglia di suscitare nel pubblico e soprattutto in quelle generazioni che sono figlie del programma scolastico repubblicano, fondamentalmente, che va letteralmente a creare una frattura su una linea temporale lunghissima, perché la storia del nostro paese incomincia più di 2000 anni fa, non incomincia nel 45. Detto questo, magari ci facciamo una live dedicata. Ciao Lorenzo Luna, ciao Emanuele Sudati. Adesso dobbiamo cercare in qualche modo di recuperare. Ah, Madonna, siamo bassissimi di manpower, mio signore. Allora, senti un po'. Qua dobbiamo rifare praticamente tutti i fronti. Fortunatamente, noi qui abbiamo già la linea della Crimea, fortunatamente oserei dire.
mettiamogli lo stop qua, per amor del Signore. Comandi. Allora, adesso riprendiamo i nostri. Qui dobbiamo fare tanti microfronti, perché sennò non ne veniamo più fuori. Allora, pronto, prendiamo signore. I nostri 130, si vola qua. Ordini. Allora. Pronto. Comandi. Oppure noi sai che potremmo tirare direttamente la linea con il Field Marshal. Più che altro sapete perché? Perché poi non è detto che questi qui si trovino ad ovest, magari si trovano ad est... E potrebbe essere un disastro. Che cosa consigliate di fare? Allora, 16. Formazione. Ordini. Beh, proviamo a far così, dai. Proviamo a fare così. Vediamo già. No, però aspetta, perché qui abbiamo fatto una porcheria, eh. Aspetta un attimo. Allora, questi qui me li sposti di qua. Ti prendi subito, immediatamente, Baldassarre, e mi fai un fronte che da qui mi arriva fino a qua. Perfetto. Il vostro scopo sarà quello di chiudere fino a questa direzione. Ok, poi. Pronto. Buon salve, Castoro. La Germania penso proprio che sia in guerra. Perché questa Germania qua è la Germania fantoccio soggiogata dal Cominter. Formazione. Allora. Pronto all'azione. Pronto. Sì, signore. Pronto. Voi vi mettete qui e il vostro scopo è quello di avanzare fino a qua. Però aspetta, vedi, abbiamo fatto già una cavolata. C'ho l'ansia, ragazzi, c'ho l'ansia. Ok. E voi mi fate Polonia fino alla Prussia. Alla Prussia occidentale. E a te ti do Gariboldi. Attento. Poi. Comandi. Ordini. Pronto all'azione. Che abbiamo anche tante truppe che non sono trainate. Ordini. Formazione. Voi mi fate questo fronte qua e il vostro scopo è quello di avanzare lungo questa linea qua. Perfetto. Nelle mani di Carlo Geloso. Pronto all'azione. Poi. Comandi. Comandi. No, questi qui sapete cosa possiamo fare? I restanti dislocatevi su tutto il fronte. Dislocatevi su tutto il fronte. Allora, qui dobbiamo spostare i carri. Dobbiamo spostare i carri, ok. Avevamo anche degli altri carri, se non erro. Formazione. Avevamo anche degli altri carri, se sì, non signore. Erro. Ok, perfetto. Buongiorno Ario, ciao Matt, ciao Januarius. Il gas, mio signore! Dobbiamo andare a prendere il gas russo. Non vogliamo il gas liquido che arriva da lontano. A questo è tutto a posto. Italian Theater, sì, questa è la zona della Crimea, allora voi venite qua.
Mi fate un unico gruppo. Pronto. Avanzate. Iniziate a muovervi di lì. Ok, qui il fronte l'abbiamo fatto. La Crimea molto probabilmente non la teniamo mica, eh. La Crimea molto probabilmente non riusciremo a tenerla. Adesso dobbiamo anche andare a vedere un attimino il discorso del degli aerei. La Cecoslovacchia, qui recuperiamo i Balcani. Non avremo le V2 però, eh. Non avremo le V2. No, sì che ce le abbiamo le V2, mio signore. Hanno un range infinito queste. Hanno un range infinito. Ah, questi sono 1028. Io direi che potremmo portarli qui. Questi 800 invece li spostiamo qua. Western Poland. Voi spostatevi qui sull'Ucraina. Poi vediamo un po'. A parte che, oddio, potremmo rifare direttamente tutte le Air Wings, eh. Potremmo rifare le Air Wings. Tipo questa qua nell'Alpine Region, a noi interessa relativamente poco. Allora, ne spostiamo 500 in Crimea sull'Ucraina e questi qui li spostiamo qua. E li mettiamo sulla Western Steppe. Ci siamo. Siamo pronti per partire, ragazzi. Siamo pronti per partire. Via. Per tre. E via. Pronto. Tagliate su subito voi, tagliate su subito, tagliate su subito. Allora, questa gente qua. Iniziate a muovervi. Comandi. Iniziate a muovervi. Ordini. Voi carri, tagliare su a Rostock. Pronto all'azione. Voi due, tagliare a Stettino. Ordini. Dai che gli diamo. Blocchiamo subito la Germania. Blocchiamo subito la Germania. Formazione. Avanzare. Avanzate. Pronto, signore. Veloci di qua. Comandi. Comandi. Ok. Attento. Magdeburgo. Ordini. Signore. Pronto all'azione. Ok, salire. Ma scusami una cosa, ma l'Inghilterra non sarà mica in guerra con noi? No, ok, ancora in guerra con Reich. È ancora in guerra con Reich. Comandi. Nuclearizzare Berlino, non abbiamo neanche ricercato la bomba atomica, mio signore. Non l'abbiamo neanche ricercata. Ordini. Tagliare su di qua. Avanzate. Ordini. Ok. Attento. Sfondare. Dai, oh, non hanno niente questi. Questi qua non hanno niente. Pronto all'azione. Questi qui non hanno niente. Comandi.
Questi qua non hanno veramente niente. Ma senti, ma vuoi dire che possiamo pushare anche con questi? Pushate. Pushate, pushate, pushate. Pronto, signore. Ok, i nostri fedeli soldati albanesi li facciamo andare da questo lato qua. Sì, la Germania capitolerà. La Germania capitolerà. Pronto, signore. Pronto, signore. Avanti. Sì, signore. Tagliare di qua. Dove sono i nostri carri? Pronto. Messe? Capitolata la Croazia. Perfetto. Chiudiamo di qua. Dobbiamo chiudere la Prussia. Presa Berlino. Pronto. Perfetto. Sì, signore. Voi venite avanti di qua. Ordini. Pronto all'azione. Avanzate. Non hanno nulla. Ordini. I russi devono ancora reclutare tutto. Attento. Ok. Avanziamo di lì. Sì, signore. Perfetto. Perfetto. Riunificati i fronti. Riunificati i fronti. Comandi. Pronto, signore. E siate aggressivi, Dio santo. Siate aggressivi. Dove sono i nostri carri qua? Veloci, veloci, a Danzica. Tutti su Danzica, che è la capitale tedesca. Sono sbronzi dalla sera prima, mio signore. Comandi. Già che ci sei, senti, vai a prendergli questo aeroporto. Pronto all'azione. Ok, sì, qui avanzano, qui avanzano, qui avanzano. Pronto all'azione. Attento. Via. Guarda come corre il carro dell'amore. Guarda come corre il carro dell'amore. Sono... Vabbè, qui abbiamo saccato il mondo. Qui abbiamo fatto tante di quelle sacche. Attento. Cevitz. Perfetto. Pronto, signore. Sai che ha più roba la Germania capitolata che la Russia. Formazione. Pronto, signore. Sì, ma qui dovremmo avere tutto aggressivo in teoria. In America come va qua? Il piacere effimero. Lui e lei a New York. Pronto. Dai, su, avanzate verso Minsk. Avanzate verso Minsk. Sì, signore. Avanzate. Chiudere queste sacche insulse, per favore. Chiudere queste sacche insulse. Capitolata la Germania. Capitolata la Germania. Adesso noi possiamo fare una cosa in realtà. Rompiamo tutti sti fronti inutili. Questo qua lo teniamo, cancelliamo solamente questi, ci prendiamo, allora, dov'è?
il Field Marshal. Pronto. Pronto all'azione. Perfetto. Ottimo. E si va. E si va. Avanzare. Noi micriamo solamente i nostri carri. Avanzate. Tanto non hanno niente, raga. Non hanno assolutamente nulla. Non hanno assolutamente nulla. Taglia su, taglia su, taglia su, taglia su. Ordini. L'Ungheria è infoiata, mio signore. L'Ungheria, guardala. Pronto, signore. Avanzate. Passate di qua voi. Vai a Crodino. Avanzate. Qua. Il mondo è bellissimo, mio signore. Attento. Oh, ma sono spuntati altri. Ah, abbiamo anche altri 15 carri. Avanzate. Vedi qua. Perfetto. Che focus dobbiamo fare ancora qua che abbiamo fatto tutto? Ma fai gli small vessel che non ci servono a niente. Lui è nella storia, mio signore. Lui è nella storia. Sei nell'anima. Na 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 na. Ordini. Beh, sono in guerra coi giappi. Quello sì. Da mo' che sono in guerra coi giappi. Ma soprattutto... Ma vorrei capire una cosa io. Ordini. Vorrei capire una cosa. Comandi. Che questi qua adesso si devono dislocare. Come su Europa Universalis 4 con la Svizzera dislocata. Pronto. Esatto, tu vienimi di lì. Sì, signore. Voi marciate di qua. Pronto all'azione. Perfetto. Beh, è un martirio, ragazzi. È un martirio. Pronto. Senti, tu? Sì, signore. Fai una bella cosa. Fatti sto giro qua stupido, almeno... Perché io le odio queste sacchette, sì, qua che si formano. Non le sopporto. No, non farò guerra all'Inghilterra perché ha cambiato, è fascista, quindi. Questa qui, in ogni caso, vada come vada, è l'ultima puntata della grande serie con lui e lei. E se siete arrivati dopo, alla fine vi invito a guardare l'intro di oggi, perché non è un intro... tra virgolette ironica come le altre, è diciamo un po' il motivo per il quale ho deciso di fare questa serie. Comandi. Se vi interessa, ovviamente, se poi non vi interessa è un altro discorso. Leningrado, già una città che si chiama Leningrado merita di capitolare. Pronto all'azione. Branovizi. Pronto all'azione. Signore. Avanzare. Via, 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 via. Schnell, 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 schnell. No, non è un nostro stato alleato, ha la sua alleanza, la sua coalizione, è in guerra con i nostri stessi nemici. Giulio, ma tu ci vai a Leningrado? Come o... Oh, sì, okay, bravo. Bravissimo. Bravissimo.
Ah, si affacciano i russi, mio signore. Stanno arrivando i russi, hanno reclutato. Pronto. Hanno reclutato i russi. Ordini. Pronto. Chiudi qua. Dobbiamo stare attenti con... Comandi. Esatto, vai a Vitebsk. L'Ungheria è un nostro stato subject. No, forse semplicemente alleato. No, è un alleato. È un alleato. Comandi. Ok, questi stanno facendo il loro lavoro. Pronto all'azione. Marcia verso Tartu. Pronto, signore. Taglia su. Comandi. Taglia su. Avanzate. Vai a Rev. Uno però me lo fai avanzate. Tagliare giù. Di qua, così, esatto. Esattamente. Attento. Pronto all'azione. Sacchiamo qua. Ordini. Ordini. Sacchiamo così. Via. Però ma calcola che la Russia aveva appena perso una guerra mondiale. Pronto, cioè, mi sarei stupito del contrario. Il problema è che adesso inizierà a reclutare. Avanzate. Il problema è che adesso inizierà a reclutare. Questo è il vero problema. Avanzate! Avanzate! Più vuota di una carta dei diritti neri dell'Ottocento. Più vuota della carta dei diritti umani della Cina del Novecento anche. Ci potrebbe stare, mio signore. Siamo a Leningrado, eh? Siamo a Leningrado. Non abbiamo manpower noi. Noi non abbiamo manpower. Blocca i reclutamenti. Blocca i reclutamenti. Recuperiamo un po' di manpower. E anche di equipment. Sono quasi pronti i nostri reattori nucleari, mio signore. Pronto, signore. La crisi energetica non tangerà l'Italia. Tu dove pensi di andare, scusa? Formazione. Ordini. Sì, questo è decisamente meglio di Badoglio. Badoglio fa schifo, lascialo lì, va. Badoglio lo mandiamo in Africa. Capitolata la Bielorussia. Ok, adesso bisogna buttare giù la Russia. Adesso bisogna buttare giù la Russia. Formazione. Ma com'è che me li ha sminchiati tutti questi, Dio santo? Pronto, signore. Ordini. Andiamo a Mosca. Andiamo a Mosca. Pronto all'azione. Formazione. E poi tagli su, l'altro invece si ferma a Mosca. Pronto, signore. Ok. Fammi vedere quante meccanizzate abbiamo.
ne abbiamo un bel po' di meccanizzate. Ma se noi creassimo... una divisione di meccanizzate, per esempio. Anche da 20 vi va bene. Anche da 20 mi va bene. E mi dai l'engineer, semplicemente così. Adesso dislocala qua. Ciao Ema! Ma no, ma Stalin l'abbiamo già bello che ammazzato. Il problema è che ci sono gli amici del bosco. Novgorod! Novgorod! Trade Center, vai qua! Pronto, signore! Formazione! Madonna, certo che però. Certo che però. Attento! Ok, sono arrivati i carri. Andate di qua. Perfetto. Iniziano a tirar fuori i carri, Iniziano a tirar fuori i carri. I russi. Ma dove cacchio li trovano sti qua? Ma glieli mandano i cinesi, glieli mandano. Perché non è normale sta cosa. Hanno troppa roba. Scusami, ma... cioè, con la seconda ondata, loro hanno già perso 10 milioni e mezzo di uomini. Ma nel senso, non... cioè... sì, signore. In Russia ormai il sesso non è, non è più un motivo di divertimento, è una necessità impellente per salvare la popolazione, perché... qua... vai giù, Mosca, su... Kaluga! Sì, signore. Questo è un carro. Vai a Tula. Ok. Mosca presa. Mosca è presa. Ordini. Non dobbiamo dargli tempo. Ordini. Oh, sì, tu taglia giù di lì. Comandi. Tu... vai a Petrozavodsk. Te la do io l'Operation Bagration qua. In testa te la do l'Operation Bagration. Qui abbiamo già ricercato... no, vedi, questi non li abbiamo fatti, per esempio. 214 giorni per le bombe atomiche. Io ho paura di quello che potrei fare con le bombe atomiche. Qui c'è un cavallo. Sì, signore. Salamini, grazie. Formazione. Ordini. Mamma mia, certo che però i nostri field marshal fanno schifo. Ordini. Ma dove vai? Non t'ho detto di fare quella strada lì a te, Dio santissimo. Vai giù di qua. Hai voglia di buttarla giù la Soviet Union. Dobbiamo arrivare agli Urali. Il problema è che voglio chiudere tutte le sacche dietro per poi dopo... Indian template. Cioè, gli indiani ci hanno mandato un expeditionary force. Non si sa per quale motivo. Non si sa per quale motivo. Pronto. Scendi di qua, che sacchi. Scendi di qua, che sacchi. Ordini. Ok. La capitale sovietica
Dove diavolo l'ha messa la capitale sovietica? Che non vedo la stellina. Dov'è la stellina? La vedete, ragazzi? L'ha spostata già Vladivostok? Ma non è possibile. Perché qua c'è il Giappone. Dov'è la capitale sovietica, raga? Qua l'ha spostata. Cioè, tipo qua. Ma vi volete muovere a chiudere sta sacca, Dio santissimo? Pronto all'azione. Devo sempre fare tutto io con i carri, eh. Devo sempre fare tutto io con i carri. Ah, Dio santissimo. Comandi. Comandi. È a Vladivostok. Ah, sì. Oh, Cristo, neanche... No! Capitolate la giapponese, vi prego, che palle, no! Ansia. Pronto. Comandi. Avanzate di qua. Comandi. Chiudete di qua. Pronto. Ok. Ok, pronto. Qua abbiamo chiuso. Qua abbiamo chiuso. Perfetto. Avanzare. Molle, vai di qua. Molle, vai di qua. Pronto. Poi dobbiamo portare i carri qua sotto e fare una mega sacca che si ricongiunge con le truppe che sono salite dal Caucaso. Ordini. Comandi. Avanzate. Non ho fatto partire il nuovo piano, dici? Vuoi dire? Sì, signore. Adesso l'abbiamo fatto partire. Sì, signore. Chiudiamo le sacche con i carri. Avanzate. Chiudiamo le sacche con i carri. Sì, signore. No, vammi a prendere questa città qua, perché poi dopo loro rompono le balle di solito da lì sotto. È un fronte talmente vasto, ragazzi, che... Ma questo cosa sta facendo? L'eroe? Questo qua vuole andare in Persia, vuole andare. Mio signore. Sì, signore. Pronto. Ok, molto bene. Gomel viene giù. Attento. Voi, per esempio... Venite qua. Che tanto dietro non mi servite più. Usate le infrastrutture che non ci sono più perché le abbiamo disintegrate con il V2. Ah, sono malvagio, mio signore, sono malvagio. Bravi qua, carretti dell'amore. Ordini. Già che ci sei, chiudila sta sacca, no? Ti fa così schifo. Dobbiamo portare al fronte tutto quanto. Sì, signore. Allora, non pushate. Prendete posizione prima. E poi facciamo partire il push selvaggio. Nel Gran Katai, dici, Laura. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Comandi. Ammazza questo qua. Esatto. Esatto. Pronto. Insulso essere.
Questa mi sa che è l'unica. No, c'è anche questa città qua poi che possiamo andare a prendere anche su nella penisola di Kola. A Kola non ci arriviamo mai, c'è altro che lui è congelato. Beh, grazie, le escort carrier ci serviranno sicuramente adesso, guarda. Le escort carrier proprio. Pronto all'azione. Guarda, guarda come sono disciplinati i nostri carri. Guarda come sono disciplinati. Attento. Avanzate! Continuate l'attacco. Attento. Si devono muovere, eh? Si devono muovere. Secondo me i nostri Field Marshal non ci stanno capendo più niente. Pronto, signore. Ok, è arrivato il Kant. Adesso poi voi. Poi voi andate qua. Pronto. Ok, chiudere ste sacche, per favore, grazie. Avanti. Ora è giunto il momento. Pronto. Pushare, grazie. Che un po' di roba è arrivata al fronte. Chapal set, che lei è un bel biscuit. Attento. Chiudi scendendo qua. Dove lo mandiamo? Lo mandiamo a Kola questo qua. Mandiamolo a Kola, va. Perfetto. Pronto, tu, signore. Fai un'operazione per tagliar fuori. Bravissimo, tu sì che ne sai. Tu sì che ne sai, bro. Ok, sotto abbiamo chiuso. Dove sono finiti i nostri carri? Eccoli qua. Questi qui però che carri sono? Questi qui sono i carri dell'amore. No, non usiamo così. Fammi una bella cosa. Voi recuperatevi. Venite qua. È lunga la strada per Vladivostok. Madonna, sei lunga. Sì, signore. Sì, tu scendi di qua perché sennò è facile che ci chiudono. Madonna, quante truppe. Che fronte, mio signore. Ah, vole. Sì, se vado a Sanremo a cantare Giovinezza, credo che... Altro che i messaggi minatori che mi mandano su Facebook. Ordini. Molti mici, molto onore. Sì, signore. Ma diciamo che comunque, passata la Stalin Line, non so che cosa possono fare. Pronto, signore. Fai così. Sì, signore. Questi si stanno finalmente portando al fronte. Oh, ma guardate che questa divisione. Questa divisione qua. Aspetta, qual è? Questa qua, quella della Crimea. È devastante. Il Gabriele Nasci, ragazzi. Cioè. È bellissimo. Però potrei dargli a sto punto il Giuseppe De Stefanis, che è più bravo. Qui si chiama quasi come me. Quasi. Vladivostok. Ordini. Sì, signore. Avanzate. Ok. Che qua chiudiamo tutto. Comandi. Perfetto, questi avanzano molto bene.
Ma qui in realtà non dovremmo avere grossi problemi a prendere questi paesi che finiscono in Stan. Che cazzo ci fa qua la Communist Cina? Ma l'Africa che è nostra schiava, per esempio, no? The Niger Ascendancy. Resurgent Mali Empire. Adesso. Adesso, va bene. È il Mali Empire, mio signore. Senti. Ordini. Voi siete arrivate? Ok, ma che qua ci abbiamo tanta di quella roba da riparare, raga, che... Che guarda. Perfetto. Qua sarà una lunga e lenta agonia. Cioè, agonia no, per loro. Noi, oggettivamente, qua non rischiamo niente. Però... Ordini. Attento. Attento. Qui li abbiamo chiusi come un troncone. Attento. Poi ci sono queste che sono infogliate e stanno pushando come non so che cosa. Senti una cosa. Noi a sto punto dovremmo potremmo cambiare la legge di coscrizione. Fammi vedere un po'. Ecco, fammi un po' di war bonds, va. Blow the Panama Canal. Ci conviene farlo. Ma no. Ma quanta roba che possiamo dismantle. Czechoslovakian Fort. E poi dopo smantelliamo anche la Maginot. Poi potremmo fare paramilitary training in praticamente tutti gli stati, ma abbiamo pochi punti. Questi si pagano in punti politici. Dovrebbero in teoria. Ce la facciamo a chiudere ste sacche, grazie. Tu sei arrivato, questo non è neanche arrivato a cola. Gli si sarà congelato il carburante nel mentre. E Dick, ma non si congela il carburante? Sì, 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 sì. Vai a cola, nel mese di gennaio ti si congelano anche i testicoli, mio signore. Attento. Quelli sicuramente, prima del carburante. No, non ne hanno più. Non ne hanno più. Infatti non capisco perché non decidano. Ordini. Di capitolare. Pronto all'azione. Cioè, sono devastati. Hanno perso un quantitativo di truppe che non lo so. Cioè. Befriend Turkey. Sicuramente. Prova a fare il befriend Greece. Che tanto non esiste più, è un puppet. Qua c'è, ci sono dei residui. Ordini. Cinesi che arrivano intanto. Veloce ad arrivare a cola, perché guarda che qua c'è una truppa cinese che potrebbe tagliarci i rifornimenti, eh. Vai a prendere il porto di Murmansk, almeno poi puoi stare là a poltrire. Sì, signore. Ma senti una cosa. Ma guarda, ti do anche il Field Marshal Badoglio che Create collaboration government in Kurdistan, va bene. No, ma no, ma no, ma diventa troppo lunga la serie poi, ragazzi. Più che altro,
L'avrei fatto, ma vi spiego qual è stato il problema. Quando io ho iniziato il primo episodio di questa serie, la LVN, la Vittoria Nostra, il nome della mod praticamente, non era stata neanche aggiornata all'ultima versione. Infatti è per questo che io sto giocando con la penultima versione del gioco. Nel mentre che giocavamo la campagna, hanno fatto l'aggiornamento, hanno cambiato tutti i focus tree. Infatti io sto giocando da inizio partita senza gli advisor, raga, perché è buggata. Capito? Se no era già bella che finita. Stanno reclutando anche i feti, dici? È un mondo. La terza Roma adesso è nostra. Formazione. Senti un po'. Prendiamo questi carri. Dislocateli qua. E iniziate il vostro lavoro di annientamento. Pronto, signore. Stai sopra qua, tu. Avanzate! Fai fuori questo. Meno male che abbiamo preso il porto, perché vedete qui il cinese ci ha già fregato. Formazione. Ok, adesso qui i carri dovrebbero fare il loro lavoro. I cani. Fili, è tutto bloccato. Cioè, perché si è buggato. Hanno cambiato il focus tree a, in corso d'opera. E mi ha buggato tutto. Se vai a vedere il focus tree nella prima live, non è questo qua, è diverso. Hanno aggiunto cose, hanno scombussolato tutto. Solo che ormai avevo già iniziato la serie, avevo già gli episodi preparati, avevo già fatto le intro e la continuo così, facendo il rollback e mantenendo, come si dice, la versione precedente, con tutto ciò che ne consegue. Ed è venuta fuori una bella serie. Io mi sono divertito molto, devo essere sincero. Pronto. Oh, hanno preso Vladivostok! Ah, sei proprio un Gorky, vieni qua. Sei proprio un Gorky. I sovietici si nutrono di fotosintesi. Top Hits 1922-1943 più Salore Public Remix al posto di Festival Bar. Ci sta. Sì, signore. È che va giù Gorky. Chissà dove cacchio mi sposta alla capitale adesso. Gorky presa. Kazan. Madonna. Steppari. Attento. Steppari, steppari. Senti un po'. Tirami fuori questi. Dov'è che me le ha tirate fuori ste Mac? Attento. Eccole qua. Datemi dentro qua, ma... Datemi dentro qua. Imperialist Australia! Vabbè, ok. Fa già ridere così. Vedi gli emu in sala di consiglio. Pronto all'azione. Ma taglia giù di qua. Porca loca. Oh, qua in Iran si pusha, eh. Avanzate! Nelle terre dei Corasmi, degli antichi Corasmi. Sì, infatti, Moscosbir, immagina la situazione. Vedi Lenin... Sì, Lenin, buonanotte. Quello è morto già da un pezzo. Il successore di Stalin, perché Stalin, come abbiamo detto, l'abbiamo già segato nella prima guerra vinta con la Russia. Diciamo i loro accoliti che corrono a bordo di non so, slitte trainate da cani e da animali da soma, perché ormai non c'hanno più neanche il petrolio da mo'.
che corrono da Vladivostok a Gorky, da Gorky a Kazan, con tutti gli archivi appresso perché non hanno gli SSD, no? È bellissimo, mio signore. Siamo nel 47, deve finire sta cacchio di guerra mondiale. L'ennesima. Comandi. Na 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 na, na ra ni, na na na. È capitolata? C'è un freeze, quando è così di solito capitolano. No. Il Siam ha joinato il Giappone come nostro alleato nella German-Japanese War. Ma se non esiste da mo' la Germania, ma perché? Ma perché? Che palle, non posso neanche tirare un'atomica. Ma è giusto così. Italiani, brava gente. Esatto, dagli una mano anche a te, Kubishev. Io ho paura di dove sposteranno la capitale dopo Kazan. Continuate l'attacco. Usano i dissidenti politici come ca... Sì, prigionieri di guerra tedeschi. Quelli sono già morti da un pezzo. Di freddo e di stenti, poverini. Sì, signore. Non fermatevi. Parababam pam pam. Parababam pam 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 pam. Parababam pam pam. Ma che cosa vuole decrittare l'Unione Sovietica che c'hanno lì i minions nelle sale di controllo? Vabbè, raga, dai. Ma cos'è sta porca? Ma cosa decritti? Porca loca. Guarda, io non ho usato neanche le spie contro la Russia perché erano tutte settate per la Germania prima. Abbiamo un po' di resistenza in giro, però adesso ci mandiamo i Balilla, sostituiscono segretamente la vodka con l'olio di ricino. Sì, signore. Ok, sono arrivate le meccanizzate, almeno velocizziamo tutto il processo. Vuoi vedere l'Asia? E l'Asia è un purpurì. Con l'India che ci sta aiutando, il Giappone che non è neanche riuscito a capitolare la Cina nel 47, però ha preso Vladivostok facendo... No! Hanno liberato Vladivostok! No! Adesso la spostano lì, la capitale, perché? Ma cosa ho fatto di male? Ma cosa ho fatto di male? Dov'è Kazan? L'abbiamo già presa? Ah, no, è qua. La battaglia di Kazan. Attento! La battaglia per Kazan. Ma dov'è Arkhangelsk, scusa? Attento. Cioè... Non hanno più soldati, praticamente. Non ce ne hanno più. Morti questi. GGVP Zirect, cioè. Comandi. Formazione. Cioè, Kazan, vuoi cadere o no? Formazione. Caduta Kazan. Caduta Kazan. Le truppe italiche marciano su Kazan. Nord Russia europea.
Ma poi cosa è successo? Ha preso la barca. Il Siam vuole fare un patto di... Guardate la differenza di autarchia tra lui e questo tizio che probabilmente prima di diventare gerarca faceva le pulizie a casa di qualcuno. Vabbè, accettiamo in nome dell'amicizia. Formazione. Ma adesso l'avranno spostata a Vladivostok, infatti. Mi aspetta che i giappi la piglino. Arcangeles che è lì e ci andremo coi carri. Pronto. Comandi. Ci andremo coi carri. Comandi. Facendo un pus selvaggio, siamo al Jura lì, eh. Sì, signore. Sì, l'ho vista Crambi, l'ho vista. Solo un russo può chiamare una città Arcangelesk. Pronto. Avanzate. Pronto all'azione. Mamma mia. Come le legioni 2000 anni fa. Ma il consulente dai Griffin. Ah, poi nei prossimi giorni, ragazzi, facciamo anche il sondaggino per scegliere insieme prima la mod per la prossima serie, che arriverà presumibilmente verso metà febbraio, ve lo dico, e poi anche la nazione da giocare. Salvadoregni aiutati da indiani che conquistano la Cina, e poesia. Si fa ridere. Ma cos'è sta roba? Vabbè, ma cos'è sta roba qua? Unitari Laos. Madonna. Avanzate. E ti vede Arcangeles, va. Mi sono rotto le palle. Anche perché tra un po' esplode il gioco, io ve lo dico. Non è un gioco fatto per arrivare al 50. Non so come sia questa mod, però di base. Formazione. Le truppe di occupazione italiche si stanno pronto, divertendo, signore. Tantissimo. Ma senti, ma sono troppi quadranti, non abbiamo il range, se no gli facevo uno sbarchetto qua dagli Stati Uniti e andare a prendergli Vladivostok. Ma non ho voglia, ve lo dico sinceramente. Ciao Luca Cera per la traduzione in italiano, non so fino a che versione sia aggiornata, perché è uscito da poco l'ultimo DLC. Pronto all'azione. Non step back, e quindi non so se è già aggiornata non step back. Formazione. Questi qua li scannoniamo. Scannonali, no, sono in foresta. A parte che cosa vuoi che abbiano sti cinesi? Quello che hanno loro non lo so, però so che noi non abbiamo organizzazione, quindi va bene così. Abbiamo neanche manpower, madonna, non oso immaginare gli ospedali quanti piedi e dita hanno amputato. Cioè, no. Camminano coi moncherini, poverini nostri. Sono congelati. Formazione. The long road to... Sì, cos'è questa? Arcangelesk. No, io mi auguro che cada con Arcangelesk, cioè non ho voglia sinceramente di star lì. Pronto, signore. Tutta onestà. Comandi. Che vedi, mi rimangono indietro un sacco. Ordini.
qua intanto stiamo avanzando, io non vorrei dirvelo, ma qui si avanza. Ordini? No, stai qua perché poi ti saccano. È l'Arcangelesk. Comandi. Corri carretto laggiù, parabara. Immobilitato pure Garibaldino. Sì, no, ho visto che a colla stanno scendendo. Pronto, signore. Ho visto, l'ho visto. Prendete la mira. Fermati qua. Attento. È che... Pronto, signore. Siamo ad Arcangelesk. Ti prego, fai capitolare la Russia, non ne posso più. Ah, ti prego. È troppo grande la Russia, bisogna frammentarla un po'. Comandi. Troppo grande, troppo sì, grande. Signore. In Italia ci sono lui e Claretta sul Lago Maggiore all'Isola Bella che stanno facendo i numeri in una fase di copulazione autarchica infinita. Adesso lui è felice perché Baffetto l'abbiamo ucciso, quindi non può più rompere le palle a Claretta. Questo qua è indeciso, guardalo, è un po' indeciso, non sa dove andare. E niente, e no, Arcangelesk non è bastata per far capitolare il tutto. Senti, ma i giapponesi stanno perdendo. Ma Dio santo, ma com'è possibile? Ma perché? Ma Dio, ma cosa ho fatto di male? In queste guerre il 95% della popolazione mondiale è morta. Guarda il lato positivo. Sì, signore. Le nuove leve verranno indottrinate come si deve. Non compreranno più in indoor, ma bensì l'autarchico cioccolato italico, i Duci Perugina. Comandi. No, vieni di qua, lascia perdere lì. Lascia perdere lì, va. Pronto, signore. Ah. Dobbiamo portare qualcosa lì noi. Pronto all'azione. Dobbiamo portare qualcosa qua. Formazione. Attento. Raga, dai, siamo agli Urali. Ma cosa ti costa dare la sconfitta? Madonna, sti russi, che ansia. Ah! Han preso Vladivostok? Sì. Sverdlovsk. Non abbiamo dei carretti qui. Sono tutti sopra, vero? Sono tutti sopra. Jet tac. Vai coi tac, vai coi tac. I giapponesi si sparano da soli per... Io ragazzi vi adoro. Siete fulminati. Senti, tu che sei greco e che sei abituato a giocare con le montagne, prova a salire da lì. Comandi. Hanno pronto. Ancora voglia di combatterci, cioè, vi rendete conto? Pronto. Avanzate! Questi adesso tagliano di lì, va bene. Questi carri qua. Pronto, signore. Prendili, portameli qua.
Esatto. Riparatevi. Avanzate. Iniziate ad avanzare, iniziate ad avanzare. Ordini. Pronto, signore. Veloci qua. Ma Germania? Sì! Sì! Oh, sì. È la pace dell'amore. Troppa roba qua. Papa. Sì. Sì. Abbiamo quasi fatto il confine della NATO, praticamente. Senti, fai così, guarda. Che cosa gli hanno liberato qua in mezzo? Gli hanno liberato qualcosa. Col Tackle States non ce la facciamo. Col Tackle States non ce la facciamo. Aspetta che io voglio la terza Roma. La terza Roma, sì sì sì. La terza Roma, no, no, no. Mamma mia, Stalingrado non si può vedere. La chiameremo lui Grado. Ma perché io voglio andare a prendermi anche... Non riusciamo. Mio signore. Mio signore. È stata smembrata la Russia. Minchia, gli sta... Il Messico? Che cazzo c'entra il Messico in questa guerra, scusa? Cosa cacchio c'entra il Messico in questa guerra? Carpathian?
Cos'è il Crisana? Vabbè, finiamola qua così. È una bella pace. È una bella pace. Ce l'abbiamo fatta. Sì, no, va bene, ma adesso al di là di tutto, tanto la serie finisce oggi. Questo è l'ultimo, era l'ultimo episodio. Abbiamo sconfitto il comunismo. Lui è vittorioso e il dictator vi ringrazia davvero tantissimo per l'affetto e la compagnia che mi avete dato durante tutti e 18 gli appuntamenti di questa serie. Io per oggi mi fermerei qua, vi ripropongo l'introduzione e vi invito a riflettere. Ciao belli. Ogni nazione, ogni popolo, ogni collettività ha la sua storia, con i suoi personaggi, i suoi eventi, i suoi misfatti. Quella che ho voluto rappresentare in questa serie è la storia alternativa di un paese che ad oggi è orfano della propria continuità storica. Un passato dimenticato, volontariamente. Una storia millenaria che parte dagli antichi e passa attraverso secoli di splendore, ingegno, di mutamento e di tradizione. Unificata dopo aver trovato nella sua frammentarietà geografica la propria forza, una storia che la vede vincitrice nella Prima Guerra Mondiale e che si vede cancellata nella Seconda. Con ironia, il mio intento è quello di esacerbare il periodo più buio per la nostra nazione, ma pur sempre un periodo fatto di uomini, di donne, di soldati, con le loro emozioni, con i loro pro, con i loro contro, di sbagli, di tentativi, è parte della nostra storia. Ed è parte della nostra evoluzione o involuzione come paese. Decidete voi. L'Italia del dopoguerra, con l'era repubblicana, non è su un'altra galassia, è sulla stessa linea temporale. È figlia del nostro percorso storico. Non dimenticatevelo mai. Viva l'Italia!